Ancora eccoci, un buon pomeriggio cari telespettatori, eccoci. Vedete il nostro numero, vedete. Ma è già l'ultimo blocco, io questo, non, Emanuele Forcina, regia aiutami, allora, non oggi mi capacito. Abbiamo avuto 18 ospiti. Applausi. Applausi anche per noi. Ah, sì, se c'è tempo. Grazie. Abbiamo Emanuele. Avuto 18 ospiti e questa trasmissione veramente è così, è volata. Schizzata. Vabbè, beh, Francesco, il tempo quando vola è passato quando è buona... ci si è. Ma non è finito! Perché Dulcis in fondo, abbiamo lei. Ultima ma non ultima. Sai che cosa che non facciamo da un po'? Paola Aspri. Come stai? Ciao Paola! Buonasera! Bene, tutto bene? Ok, tutto a posto, dai. Moderato ottimismo, dico sempre. Moderato ottimismo. Buona giornata. Senti, 19.01, abbiamo 24 minuti, io direi che il compleanno della FIGC lo mandiamo, quindi facciamo gli auguri alla FIGC. Sì. E poi Paola ci devi raccontare tutto. Vabbè, ci abbiamo un bel po' di notizie, dai. Meno. Vai Paola. Oggi, dai. E anche un bel po' di tempo. FIGC, auguri. Tanti auguri alla FIGC, Federazione Italiana Gioco Calcio. A Torino nel 1898 fu fondata la Federazione Italiana del Football, FIF, denominazione mantenuta fino al 1909, quando divenne Federazione Italiana Gioco Calcio, ugualmente nota con l'acronimo FIGC. Inizialmente vi aderirono 5 società: Genoa Cricket and Athletic Club, Football Club Torinese, Internazionale Torino, Reale Società Ginnastica Torino e Unione Pro Sport Alessandria. Il primo presidente fu l'ingegnere Mario Vicari. La federazione è riconosciuta dalla FIFA nel 1905 e nella UEFA, sin dalla costituzione di quest'ultima nel 1954, organizzò immediatamente il primo campionato di calcio vinto dal Genoa, con un torneo svoltosi in un giorno a Torino. La FIGC nel terzo millennio dirige e organizza l'attività delle squadre nazionali, controlla i campionati professionistici, Lega di Serie A, Lega di Serie B e Lega di Serie C e i campionati a carattere dilettantistico sia a livello interregionale, Serie D, calcio a 5, calcio femminile, che a livello regionale, attraverso i comitati regionali e le delegazioni provinciali e locali. Tanti auguri alla FIGC. La cosa più bella del mondo, eh? Per noi amanti del calcio. Vabbè, dai, ok, gli amanti del calcio si sa, sono tantissimi, quindi, però anche gli amanti del gossip e soprattutto del GF. Beh, stasera sappiamo che c'è la 42esima puntata del GF VIP su Canale 5. Beh, mancano solamente 18 giorni alla fine di questa, diciamo, del GF. Lungo GF. Che molti hanno... Su TAC 24 c'è il GF VIP 8 già, anticipazioni. Sì, già anticipazione GF VIP 8, quindi abbiamo praticamente visto che non è che ha avuto un grande interesse questa edizione, soprattutto è stata un po'. Però, guarda, non ha un grande interesse, non c'è stato, però la gente è sempre incuriosita. Io metto dei reel, appunto, dei miei interventi sempre sul GF e fanno parecchio, per cui evidentemente le fa discutere, Paola, fa discutere, argomento di discussione. Fa discutere. Allora, torniamo al GF, appunto, 18 giorni, quindi stasera 42esima puntata e i nostri vipponi non sono al corrente che questa sera ci sarà il secondo finalista. Sarà decretato il secondo finalista, tutti quanti pensano all'eliminazione, ma ovviamente erroneamente, perché tra Nicole, Milena, Antonella, Daniele, Gioele, Nikita e Onestini ci sarà questo secondo finalista. Io un'idea me la sono fatta, probabilmente passerà Antonella, chissà per quale motivo. Antonella vincerà il Grande Fratello VIP. Mi oppongo. No, non lo vince. Mi oppongo. Lo vince. Non lo vince perché lo vincerà Oriana. E poi ieri sera c'è stato un tête à tête con Daniele, tra Daniele Dalmole e Oriana Mazzoli. Però Signorini, in un'anticipazione, ha voluto sapere da Oriana com'è andata. Ovviamente Oriana, tra sbadigli e quant'altro, ha detto: ma guarda, io non lo so come questo ragazzo, non penso neanche che sia interessato a me, perché non ha fatto niente, non mi ha dato neanche un bacio. Ma veramente, proprio questa cosa così. Sinceramente, stasera ne vedremo delle belle. Vedremo pure
il signorini raccontare ad Antonella quello che è successo nell'intervista di Edoardo, Donna Maria a casa Chio, ovviamente, perché Edoardo ha parlato molto bene di Antonella, ha detto che la vuole frequentare, ha detto tutto quello che doveva. La voleva sposare, però non ha no? Ma vuole sposare. No, non ha parlato di notte, e questa è la cosa brutta. E quindi stasera chissà come la prenderà Antonella quando signorini gli dirà che a casa Chio ha parlato di tutto tranne che di nozze. Beh Paola, ma è anche normale, cioè io penso sia anche normale, no? Vabbè, cioè, perché devi giudicare i sentimenti di una persona? Non capisco questo fatto. Quelli si amano, stanno bene, vogliono convolare a nozze, e tu dici no, no, si vogliono sposare. Un'altra cosa importante, c'è stato un avvicinamento tra Nikita Pelizzon e Luca Onestini. Dopo tanto... tanto rumore per nulla, i due si sono riavvicinati e peraltro lei gli ha offerto il caffè in una di queste mattine e lui ha detto grazie tesoro, e questa cosa ha fatto rimanere un po' interdetta anche Oriana Marzoli, che ovviamente sapeva benissimo dell'attrito che c'era tra i due. Si parlerà anche di questo. Allora, le coppie si accoppiano ma scoppiano anche, e questa sembrerebbe l'epoca in cui scoppiano facilmente. Abbiamo visto ieri Brian Perry, Elisabetta Canalis, e poi oggi è venuta la notizia di Michela Ramazzotti con Paolo Virzì, che si sono lasciati definitivamente. Su Diva e Donna c'è la notizia, ma noi dobbiamo dire che nel 2018 i due già si erano lasciati, perché Paolo Virzì aveva preso la porta di casa, aveva lasciato la casa di famiglia a Michela Ramazzotti con i due bambini, poi erano ritornati insieme. L'abbiamo visto poco tempo fa, felici e contenti. Adesso improvvisamente si sono lasciati, ma questa volta definitivamente, perché hanno detto che era da un po' di mesi che i due non andavano. Sarà l'ultima volta, Paola? Di che? Non lo so, i due non hanno ancora smentito. I due non hanno ancora smentito, però fatto sta che Michela è ovviamente con i due figli, avuti da Paolo Virzì, nella casa dove è vissuta tanto tempo con Paolo. Diciamo che Michela sta avendo un grande successo, diciamolo, con The Good Mothers, che è una serie TV che andrà in onda dal 5 aprile su Disney Plus. Su Sky Originals, no? L'abbiamo promossa tante volte. No, Disney Plus, 5 aprile, deve ancora andare in onda. Cioè, e si è aggiudicata ovviamente il premio Serie Award, ovviamente al Festival di Berlino. Quindi, voglio dire, è una cosa importante, lei ha avuto una grande interpretazione, quindi sono curiosa di vedere come sarà questa serie. Christian Corvaglia, sappiamo che è ritornata in grande forma dopo aver avuto Gabriele, no? Gabriele l'ha avuto da circa un anno, peraltro un bambino bellissimo, se voi andate sul suo profilo Instagram è un angelo biondo, bellissimo. Crizia ha svelato la sua dieta per dimagrire, nel senso che è ritornata praticamente in forma, 54 kg per 1,70 m di altezza, e ha fatto la dieta zona, che ormai è decretata come una dieta, diciamo, importante, ma non per tutti. Va bene, per lei va bene, perché la mattina mangia salato, mangia sempre un toast, segue un'alimentazione col 40% di carboidrati, 30% di proteine, 30% di grassi, assume gli omega 3 e sa come abbinare gli alimenti. Poi fa anche la pole dance, ha ripreso a fare la pole dance, una cosa che faceva prima, e quindi una in grande forma, ma lei ha pure tempo, lei è una bellissima donna, diciamolo che è un influencer, poi oltretutto ha del tempo, sa come sviluppare i suoi impegni in maniera adeguata. Lei ha già un altro figlio, vero Paola, con Francesco Sarcina? Sì, Francesco Sarcina, sì, come no, meraviglioso, sì, il cantante delle Vibrazioni, vieni da me, meraviglioso. Ecco, e Francesco Sarcina aveva un rapporto bruttissimo con Christian Corvaglia, invece che è molto migliorato grazie a Paolo Chavarro. Paolo Chavarro è quell'angelo biondo che mette tutti d'accordo, e anche suo figlio d'altronde. Anche a Forum. Vabbè, lo fa. Molto... Sì, è vero. Non conosco. A LOL, a contendersi il gradino più alto, indovinate chi sono stati? Luca Bizzarri e Fabio Balsamo, dei Jackal. Allora, guarda Paola, ovviamente... io ho visto due puntate ho detto, vince o Fabio Balsamo perché fa il cinghiale,
quest'anno. Ma come si fa il cinghiale? Paola, l'hai visto? Fatemi capire, io non capisco. Fa il cinghiale, non è che mi posso mettere a fare il cinghiale. Ma diciamo che quello per cui si aveva più paura che facesse ridere Nino Frassica e attentasse alla loro, ovviamente, al primato di loro due, essa era Nino Frassica. Che poi fa un sacco ridere. Poi ci sono riusciti ad arrivare in finale e Luca Bizzarri gli è venuta un'idea geniale, nel senso ha detto: è inutile che stiamo qui a perdere tempo per 4-5 ore, perché nessuno dei due riuscirà a ridere, no? Ecco, e a questo punto dividiamoci il bottino, 100.000 euro, hanno fatto 50.000 euro per uno e Luca Bizzarri i suoi 50.000 euro li ha dati all'Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta, una malattia rara delle ossa. Quindi ovviamente, ecco, volevo dire, sono stati i loro due finalisti, hanno fatto a metà. Quindi non c'è un vincitore? A pari merito? No, in realtà no, loro due, pari merito. Federica Panicucci lascerà Mattino 5, almeno oggi ha dato questa notizia in anteprima. Perché? Perché per lei ci sono altri progetti. Indovinate un po', probabilmente farà Back to School al posto di Nicola Savino, che sappiamo che è migrato a TV8, con poco successo però, perché secondo me ha fatto una cavolata Nicola Savino. Qui lo dico e qui non lo nego. Allora, potrebbe essere quindi in prima serata con questo diciamo trasmissione su Italia 1, ma è una retrocessione o una promozione? Perché Mattino 5 andava tanto bene. Ancora la non per forza deve essere una cosa buona. Cioè, vabbè, staremo a vedere poi. Come i cambiamenti sono sempre portatori di nuove. Ethel Parisi, vi ricordate? Quella delle cicale, no? Abbiamo parlato di Ethel Parisi, che ha parlato male. Diciamo, non è che ha parlato male, ha detto delle cose che non doveva dire, ovviamente, nella trasmissione della Fagnai, dicendo che andava d'accordo con tutte e due le figlie. In realtà non era così, perché poi Jacqueline ha replicato via Instagram dicendo che non voleva entrare in competizione con la madre, però ovviamente si dissociava su tutto quello che diceva. Oggi è arrivata la replica di Ether Parisi, proprio soprattutto su Ultimo, perché tutti i fan di Ultimo sono andati tutti contro di lei, perché quando la Fagnani gli ha detto: ma tu Ultimo lo conosci, il fidanzato di tua figlia? Lei ha detto: Ultimo chi? E questa cosa non è piaciuta ai fan, ovviamente ci sono stati gli hater contro di lei. Parisi. Al di là di questo, lei ha detto: apri di cielo, orde di fan indemoniati mi trollano ovunque per aver mancato di rispetto all'idolo Ultimo. Poi ha spiegato di conoscere invece bene Ultimo e ha detto così, ovviamente, per evitare di parlare del suo privato e di quello di sua figlia. Però Paola, l'abbiamo detto ieri, questi ragazzi. L'abbiamo detto ieri, però la madre in prima persona magari è stata quella che non l'ha fatto, perché lei comunque ha detto: io ho dei bellissimi rapporti. Ma poi c'è stato dell'altro, poi è passata ad attaccare sua figlia Jacqueline. Che cosa gli ha detto? Che ieri ha reso noto che non vede la madre da 10 anni, ovviamente. Prima ha scritto che sua figlia la pensa in modo diverso e che utilizza i social per suscitare empatia e soprattutto per accalappiare qualche like in più parlando di lei. E poi, ovviamente, questa cosa non è che molto piaciuta e molti diciamo VIP sono stati a favore di Jacqueline, conoscono Paola. Esatto, per cui Cristina Plevani, che dice che l'intervista di Ether Parisi, quella fatta ovviamente con la Fagnani, è stata un'intervista di no comment, avrebbe potuto non commentare pure su questa cosa della figlia, cioè starsi zitta, c'ha ragione, peraltro è sembrata una madre poco carina nei confronti della figlia, peraltro lei aveva detto che, anticipatamente a questa cosa che ha detto che la figlia utilizza i social, utilizza la sua immagine per avere più social parlando di lei, per avere più like parlando di lei, ha detto: veramente tutto quello che dice mia figlia non replico. A mappa che non replica, pensa se non avesse replicato, cioè voglio dire, ha replicato e sì, Ether Parisi. Cioè, non è che ci ha fatto una bella figura, diciamolo chiaramente. Andare dalla Fagnani è stata una cattiva idea in tutti i sensi. Ether, la prossima volta pensaci, mi raccomando. Fedez sarà una prossima volta, Paola. A questo punto Fedez ha fatto un post meraviglioso oggi. Sì. Eh?
Sì, detto sì, 365 giorni fa, l'ottavo con un bruttissimo male, oggi sono qui a godermi tutta la giornata con i miei figli, un posto stupendo. Ma io non parlo di questo, parlo di un'altra cosa, di Fedez che praticamente ha avuto una defezione di Matilda De Angelis al suo programma Muschio Selvaggio, ha dovuto ripiegare su Fabio Rovazzi. Fedez, con cui non si sente, non si vede per qualche screzio evidentemente da circa 10 anni, hanno fatto pace evidentemente. Ha fatto il sostituto della De Angelis. Ah, quindi c'è andato, è andata liscia l'intervista? Esatto. No, ancora deve essere fatta, credo che sia registrato il podcast, poi dovrà andare in onda, certo. Comunque sia, voglio dire, è il ripiego, diciamolo, riprego. E magari questo non aiuterà a riprendere l'amicizia lasciata, abbandonata. Claudia Gerini. Claudia Gerini ritorna con il suo Davide Clementi. Vi ricordate che lei aveva questo uomo, è stata dal 2019 al 2021 con questo Davide Clementi, adesso è ritornata insieme, sono stati visti ad una festa di un'amica e sembra che siano molto intimi due. Quindi è un ritorno di fiamma, vedi? Guendalina Tavassi, ultima notizia, alle Iene ha parlato dei suoi rapporti intimi con Federico Perna. Che è il nuovo fidanzato, giusto? Fanno 28 volte l'amore in una settimana. Che ma manco se lo vedo, cioè, credo. Non lo so, ma può essere. Ma manco può essere bea di loro. Quattro volte al giorno. Ma e loro nella vita cosa fanno? Paola? Quante volte al giorno? Quattro. Ah, può essere. Quattro. Può essere. Ha detto che lei una volta sola non l'ha fatto quando aveva la febbre. Però posso dire una cosa? Sono una coppia meravigliosa. Io non ce l'ho presente. Io li seguo sui social, le loro storie insieme a me piacciono tantissimo. Un applauso a loro due. Paola, a me piacciono d'accordo. Tantissimo. Paola, tra l'altro la incontrai anche a quella. Sì. Donna simpaticissima. Mi chiesi una foto e feci complimenti per i vari reality. Donna simpaticissima. Ciao Guendalina, ti porto sempre nel cuore con grande affetto. Sì, ho capito, per carità, è simpaticissima, però parla un po' troppo. Ma è il suo lavoro, scusami, ci sta, è divisiva, è bello tanto, per questo. Lei parla tanto delle sue cose sessuali, ovviamente. Ma il fratello con Nicole, sono riservati, però Paola, bravissimo è anche il fratello, sì, bravissimo doppiatore, una voce meravigliosa. No, io personalmente ho un debole per il fratello. Beh, bell'uomo. È affascinante. È molto affascinante, Edoardo. C'è il suo perché, Edoardo. No, a me piace Andrea Maestrelli. Chi è Andrea Maestrelli? È quello che sta all'interno della casa. E chi è? Mai visto quello bello, uno dei finalisti. Ma non mi è quello che è uscito e gliel'hanno amico fatto rientrare. Di Antonino. Esatto, bravissimo. Non mi è venuto piacere. Bello, ma come me è un po' bambino, Paola, un po' piccolo. No, non è come me. Senti, bambino, no, un po' bambino, no, che c'ho la barba, preferisco Andrea, dai, tu un po' bambino, Paola, non ci piace. Oroscopo. No, vedi cos'è il problema di Tavassone, che può piacere pure, per carità, non dico di no, però mette quei piedi dappertutto, mamma mia. L'hai visto? Che senso? Come guardi a me, che nel ne so senso io. Te li mette in faccia, te li mette dappertutto, coi piedi in quel van vanno dappertutto. I piedi nel van. Posso dire una cosa? Sì. Nel mi van. Dissocio. Mi dissocio. Andiamo con l'oroscopo. Okay. Ho fatto un risato di Paola. Luna in Capricorno oggi, una bella luna, molto, voglio dire, rigida e soprattutto terrena, se vogliamo. Quindi cominciamo col segno dell'Ariete. Arrivano i soldi, caro Ariete, e voi finalmente sopperirete a quei problemi che ultimamente vi avevano fatto penare. In amore potreste fare un regalo inaspettato a chiamate. Volevo dire anche un'altra cosa. Da questa sera abbiamo Venere in Toro, si passa da Venere in Ariete a Venere in Toro. Quindi per tutti i segni d'acqua, i segni d'acqua e i segni di terra, le cose vanno meglio. Per i segni di fuoco, un po' così. Francesco, meno cos'è? Terra? È vergine, sono di terra. 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 Sei terra. Terra. Terra.
Allora, l'Ariete ha 5 S, l'Ariete, e con la parola d'ordine arrivano i soldi. Toro, segno di terra, arriva Venere in Toro e vi lascia una maggiore propensione ad essere passionali ed ardenti. Sul lavoro però non usate troppo la carta della seduzione, mantenete un atteggiamento più professionale. 4 S, con la parola d'ordine Venere seducente. Gemelli, segno d'aria, Venere in Toro vi destabilizza, preferite stare in solitudine, un po' in disparte perché non volete avere contrasti. La vostra lingua, se la adoperate, sa far danni più di uno schiaffo in pieno viso. 4 S, con la parola d'ordine Venere contro. Cancro, eccomi, segno d'acqua, passa Venere in Toro e voi finalmente siete appoggiati da questo segno amico che vi dà determinazione, progettualità e passione a non finire. Quindi carezze avvolgenti e anche amplessi arditi. Quindi coloriranno la vostra vita in ascesa. Evviva il colore! 5 S, con la parola d'ordine Venere amica. Leone, segno di fuoco, Venere in Toro bilancia qualche provocazione, un segno di terra che rallenta i vostri slanci passionali e vi tende qualche trappola in più. Preferite starvene per conto vostro piuttosto che discutere oggi. 3 S, con la parola d'ordine Venere provocatoria. Vergine, segno di terra, questa Venere in Toro vi può far cadere in qualche trappola illusoria. Una Vergine folle d'amore ma incapace di pensare al domani, perché offuscata dalla passione per chi, no, vi, che, per chi conosci da poco. Ma non è vero! 4 S, la parola d'ordine è colpo di fulmine. Bilancia, segno d'aria, Venere diventa ricca e rubicosa. No, mi ha lasciato Francesco scioccato. Me l'hai lasciato scioccato. Mi ha detto colpo di fulmine, io guardavo Lorenzo Petrucci, quindi... Venere però per la bilancia diventa ricca e rubiconda per voi, facendovi incontrare anche l'amore di una vita, qualora foste single. C'è una certa progettualità amorosa in voi che vi porta ad essere affidabili e anche presenti. 5 S, con la parola d'ordine Venere affidabile. Scorpione, segno d'acqua, a voi piace l'amore litigarello, con questa Venere in Toro c'è provocazione ma anche stuzzicante passione che potrebbe durare per molto tempo. Litigare per poi fare pace è la cosa che preferite. 4 S, con la parola d'ordine amore provocatorio. Sagittario, segno di fuoco, questa Venere in Toro non è deludente ma neanche esaltante, vi pone sempre di fronte a situazioni difficili ma risolvibili con la vostra tenacia e determinazione. Dovete solo condividere con il partner i momenti più belli. 3 S, con la parola d'ordine Venere deludente. Capricorno, segno di terra, Venere in Toro è un piatto ricco in cui vi ci piccate e voi dovete essere contenti di questa new entry che porta passione e anche progettualità nella vostra esistenza. Con il vostro partner comincerete a fare sul serio. Quindi qua 5 S con la parola d'ordine Venere ricca. Acquario, segno d'aria, una Venere in Toro che non vuole colpi di testa e con l'acquario ha poco in comune, ma l'acquario ha voglia anche di credere di qualcosa, in qualcosa di immaginifico. Sarete un po' in balia della ragione e dell'illusione, un po' di confusione. 4 S, con la parola d'ordine Marte vi dà supporto, Marte in Gemelli vi aiuta un po'. Pesci, segno di fuoco, segno di fuoco, vabbè, scusatemi. Non preoccuparti, oggi... No, è la passione che non ho. Come la passione? La passione. No, la passione che non ho, ovviamente. Pesci, sono geloso. Segno d'acqua, siete in preda alla passione con questa Venere in Toro, che ovviamente amicizia o rapporto per la vita? È questo il dilemma per voi oggi. Sarete un po' confusi, ma poi sarà bello naufragare nel mare del coinvolgimento emotivo. Quindi un 4 S con la parola d'ordine Venere vi fa traballare. Venere vi fa traballare. E noi, Paola, allora, ci vediamo domani. Che si è sbagliato tutto. No, si sta sbagliando. La Vergine ha il colpo di fulmine. Attenta al sole. Ci vediamo domani, Paola. Ciao Paola, ci vediamo domani, un bacione, ciao. Mua, noi mandiamo un bacione anche a voi, cari telespettatori. Paola, adesso il TG, TG, TG Plus, Lazio Springtime. E poi? È giovedì? Giovedì. Mi confermate? Prisma. Prisma, con Cinzia Sant'Angeli e Andrea Mollas. E poi tantissime altre belle cose. Grazie, Manuel Forcini. Ciao, a domani. Ciao, ciao, Bantini, ciao. E tutta la redazione. Ciao.